Allora a tutti ragazzi, eccoci ritornati su Gears of War 4. Prima di iniziare vi voglio anticipare una cosa che ho con il Black Friday. Ho preso tre giochi. Uno, si vede bene, speriamo di sì. Due. E tre. Allora, non vi dico niente. Chi ha la PlayStation 4, vedendo i titoli, ha già capito che a breve forse ci sarà un unboxing di qualcosa di nuovo e ci faremo un bel po' di risate. Detto questo, ritorniamo su Gears. Stazione di controllo e facciamolo partire. Ok. Ma è una buona idea attivare questo? Cioè, sul serio, guarda. Allora. Che strano, hanno lasciato un fabbricatore qui. Ah, mi chiedo se funzioni ancora. Allora, prendiamo sto coso. Lo posso prendere? Ah, devo andare qua. Capito. Andiamo, siamo a cavallo. Sì, ottimo, abbiamo acceso le luci. E allora perché non è partito il motore? Bella domanda. Mancherà carburante. Proviamo a passare al serbatoio di riserva. Ok, come possiamo farlo? Dall'altra parte, sul ponte inferiore. Ci penso io. Resto qui, lo accendo quando hai fatto. Prendiamo un po' di granate. Oh, cambiamo arma. Aspetta. Porca puttana! Oh, è rotto il cazzo. Mamma, che gioco di squadra, signori. Qua tutto smerdato di Siamo a sangue posto, là. accendilo! Ok. Bello. Ecco fatto. Andiamo giù. Te lo ricordi che ci stiamo addentrando in un nido gigante di mostri, vero? Beh, devo ammettere di essermene quasi scordato per l'entusiasmo. A proposito di mostri. Abbiamo un fabbricatore, no? Fortifichiamo il ponte di controllo, è difendibile. Proteggiamo i punti deboli. Sì, va bene. Mi hai convinto a difendibile. In ogni caso saremo come pesci in un barile su questa piattaforma. Pesci in un barile? Sì. Scusa, è un modo di dirlo. Ok, che cosa vuol dire? Allora. Con scarsa mobilità e strumenti limitati. Ah, come al solito, quindi. Sì, praticamente. Ne piazzo uno là. Ne piazzo uno qua. Se riesco compro anche una torretta, se riesco, ma dubito. Ah no, ce la faccio, ce la faccio. Torretta la mettiamo qua. Ragazzi, avete sentito? Che cavolo succede? Merda, quei dannati tentacoli si stanno incastrando negli ingranaggi. Ci abbordano! Roberta, dobbiamo tenere questo ponte! A sinistra, arrivano! Oh, merda, l'arve in arrivo! Thank you.
No! Ce n'è un mucchio qui, aiutami! Guarda! Altre larve in arrivo! Lato destro, arrivano! Un problema qui! Prendi questo! Stanno entrando a sinistra! Ti circondano! E dai, su! Occhio a dove miri! Torna nella tua cappa! Finita, sono certo che ne vedremo altri. E allora costruiamo altre difese. Prendiamogli le cose più subottimali possibili. Wow, se continui a parlare così, Jin potrebbe farti secondo tenente. Davvero? Preferirei morire in un incendio. Per come vanno le cose, il tuo desiderio potrebbe essere esaudito. Ciao, se mi fai passare, grazie. Ok. Ci abbordano di nuovo! Ehi, da destra! E ora ci sono i droni! Aiutami! Prossimo! Allora, vediamo se c'è o non c'è. Attenti a quei droni là dietro, hanno archi torque! Ho un drone! Ma da dove? Ma sì. Arrivo. Guarda. Aiutami! Ora sì che sono incazzato.
Arrivano ancora! Dobbiamo fortificare il ponte! Ecco! Allora, mettiamo un altro paio di barriere. E ci stiamo fermando. Dan, che succede? Merda, quei dannati tentacoli hanno surriscaldato il motore. Arrivano per un altro round! Bene, sapete che fare. Merda, sulla destra! Oh no, altre larve! Vieni, casino. Le seguo tutte, le seguo. Oh. Occhio droni! Drone in meno! Capito! Boh, finiti, speriamo. Ah no, sono di qua. No! Prendi questo! Non andare nel nostro campo!
Guarda che quello mi ha cagato il pompa. Ancora molto. Dobbiamo far muovere questo coso. Riattiviamolo. Aspetta, non funzionerà. Quei tentacoli hanno surriscaldato il motore. Senza raffreddamento non andiamo da nessuna parte. Fantastico. E ora? Proviamo la sala macchine. Ok, attiviamo il sistema di raffreddamento. Tiro a indovinare. Parli delle grosse ruote sul muro. Vedo che tutti quei corsi di ingegneria... Ehi, va all'altra valvola! Dai! Ecco. Speriamo che funzioni. Lasciamo lavorare il refrigerante. Bene, ci muoviamo ancora. Oh, avete sentito? Sembra che non sia ancora finita. Forza! Oh, merda! Ci sono dei Bowser! Sì, e poi? Non lo so, ma non mi è piaciuto. Via! Merda, ci schianteremo! Prova il freno d'emergenza! Dove? Dall'altra parte della piattaforma! Abbiamo tempo! Oh! Sicuro! Tenetevi forte! I freni funzionano! Funzionano ancora! Dopo tutto questo! È incredibile! Ok, ragazzi, è andata! Figlio di puttana! Figlio di puttana. Ok, tutto a posto? Incredibilmente sì. Abbastanza bene. Troviamo mio padre. Ok, andiamo avanti. Gli snatcher venivano qui. Scopriamo il perché.
Di solito mi sarei fermato, però visto che è un po' che non butto su video di Gears, andiamo un po' avanti, dai. Le baionette dei Lancer erano ricoperte di osmio, finché la miniera non si vedeva. Ok, allora guardiamoci un po' intorno, vediamo se c'è qualcosa da raccattare. Di qua è chiuso. Ragazzi, proviamo ad andare di qua. Belli gli uffici. Tanto roba, c'ho ancora un vecchio PC a casa. Un interruttore. Mai a usare gli interruttori, però in questo caso a noi serve. Com'è possibile che ci sia elettricità? Queste vecchie miniere sfruttano l'energia geotermica. Finché c'è un pianeta, c'è corrente. Tanta roba, guarda qua. Ora va nuovo. Quante armi? Oh, merda. Hanno scaricato i cadaveri delle locuste e le loro armi. Che orrore. Che orrore. Sì, muoviamoci. Perché gli Snatcher portano le loro prede a Fibrogio? Secondo me tornano nel loro alveare. Il che significa che qui sotto ci aspetta un bel casino. Visto? Laggiù, deve essere l'alveare. Ci sono anche altri Snatcher. Se Marcus è da qualche parte... È là dentro. Concordo, andiamo dall'altra parte. Io adesso, cioè voglio capire, queste due ore che spaccano da destra a sinistra, sto Snatcher se ne va per i cazzi suoi e loro ne incontrano uno, Marcus è là. Ok. Guardate, un bozzolo di locusta. Ed è ancora intatto. Quindi sappiamo una cosa, le locuste non sono sciame. Dicono che un bozzolo di locusta sia indistruttibile. Mettiamola così, se li colpisci con un diamante, è il diamante a rompersi. Lo so, ricordi i cristalli che ho preso a quel mostro? Sono simili. Sta succedendo qualcosa di strano qui. State attenti. Abbiamo compagnia. Aia, minchia, proprio adesso, pezzo di merda. Tornatene sottoterra. Dove vai? Non abbiamo finito. Bravo. Stingorda. Sono finiti. Altri bozzoli di locusti. Siamo sicuramente nel posto giusto. Ora si spaccano, mi ci gioco i coglioni. Mai che può andare bene una cosa. Cazzo ha detto? Ditemi che non è
faccio che penso! Oppressione in corso! Oppressione in corso! Sono forti, li ha resi più difficili da uccidere! Eliminiamolo per primo! Cazzo di Lancer, minchia, si impenna da far schifo. Sono ferita, sbrigati! Arrivo! Va bene, grazie! Ha funzionato, pensiamo al resto! Bene, chi è il prossimo? E tu? Bene così! Andatene sotto terra! Ok, abbiamo finito! Va bene! Andiamo a vedere se ci sono munizioni. C'è un cazzo, non c'è mai una sega qua dentro! Come delle farfalle malvagie? Fammi sapere se ti viene in mente una spiegazione migliore. Spacco tutte le cose. Occhio, ce n'è un altro. Le larve sono locuste? Non credo. Hai visto i bozzoli? Sono in parte umani. Ok, facciamo attenzione qui. Come ci è finito qua sotto? Forse è un predatore delle terre estreme. Beh, almeno ne hai eliminato un paio. Anche più di un paio. Questa non si apre, no? Questa? Questa si apre questa? No. Allora andiamo di quello.
Ok, forse abbiamo un problema. No, molla, molla l'osso. Accuccia, accuccia, t'ho detto. No, dannazione. Penso positivo, ogni larva uccisa ora è un drone in meno per dopo. Sai una cosa? Bel punto di vista. Ah, altre armi. Facciamo rifornimento. Oh, granate non ne ho. Vanno a me. Attenti, abbiamo compagnia! Cecchini, a riparo! Ho un drone! Cecchino! Penso io! Chi è il prossimo? Pronto all'azione! Dai, testolina, testolina, testolina. Boom! Tutta la sua gloria, pam, segato al volo, così impara a fare lo show con noi. Noi siamo Cog, zio, devo dire. Ma te l'ho detto, ho sempre voluto guidare. Me ne occupo io! Questo è col trattore tangenziale, andiamo a comandare. La cattiva è che ho distrutto il muletto. Pensavo, come cavolo faremo a tornare su con il trasporto minerale in quelle condizioni? Perché? Perché sta andando a fuoco? Non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Andiamo. Ok. Ehi, aspetta, avete sentito? È forse? Sì, la radio di papà. Ci stiamo avvicinando alla sua posizione. Ehi, ragazzi, la vedo.
Ok, cercate mio padre nei bozzoli, in quelli più nuovi. Andiamo. Snatcher! Ok, è il momento di fuori, sarà vero. Attenti agli aculei! Ha preso qualcuno! Grazie! Davvero! Cos'è quella merda? Cioè io sono morto così. Perfetto. Ok, è il momento di un po' di sanamento. Occhio dei culi! Arrivo! Ho preso qualcuno! Oh, grazie. Ho proprio bisogno di un bagno. Ma porca, cos'è quella merda? No, tirami su, tirami su. Merda, sono a secco. Bene. Dai, levati, brutto idiota. Che cazzo è? Granata! Sono a terra! Mi serve? In quale bozza lo dobbiamo cercare, Marco? Davvero? Sembrano abbastanza vecchi. Dobbiamo trovarne uno recente. Questo c'è ancora la merma sopra. Ma che diavolo! Bene, ottimo lavoro! Ma posso aprirli tutti. Oh, e dai! Sono pronto. Per me! Ciao, ho spaccato tutto questo, adesso di qua. Dale, Kate, da questa parte. Quel bozzolo è nuovo.
Andiamo, svegliati, papà! Dannazione! Andiamo! Forza, dai! Coraggio! Rispondimi! Respira, cazzo! Dai, alzati! JD! Dannazione! Dai, smetti! Devi alzarti! JD. Forza, papà! Alzati! Ora basta! Devi lasciarlo andare. No! Se n'è andato. No, dai, non mi può morire così, Marcus. Togliamo l'armatura. Va tutto bene, mamma. Va tutto bene. Quanto puzzi. James, in quel bozzolo io ero nella loro rete. Rete? Quale rete? Questa. Questo dannatissimo alveare. È tutto connesso. Tutta la gente che hanno imbozzolato. Potevo sentirla. Le locuste non sono mai morte, James. Sì, l'avevamo capito. Kate. Tua madre. Mia madre che cosa? Lei è viva, ma non ha ricevuto lo stesso trattamento. Niente bozzolo. Ora dov'è? Un altro cimitero di vermi. Non è lontano. Portanci. Aspetta. La gente del tuo villaggio. Ho sentito anche loro. Ma solo per poco. Non ce l'hanno fatta. Oh, dannazione. Oscar. Kate. Davvero. Piangere gli amici morti non salverà mia madre. Va bene. Qual è il piano per tornare di sopra? Non credo che ti piacerà. Ok. Bene ragazzi, io direi che ci fermiamo qui con questo episodio di Gears. E ricordatevi un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo la prossima volta con un altro bellissimo video. Adesso non so se la prossima volta mi porterò dietro Black Puzza e faremo un video insieme su Gears. E niente, con questo è tutto, alla prossima, ciao belli, alla prossima, ciao ciao.